fare un... Che volo ha fatto lui? Tirati su, ti ho detto, compagno, per favore. Oh, non mi si tira più sul personaggio. Il personaggio sta malissimo, non mi si tira più su, aiuto. Tra l'altro, ragazzi, hanno aggiunto una nuova arma, che è questa pistola automatica, che mi sta piacendo un sacco, perché è una sorta di mitraglietta, ma è anche una pistola. Salve a tutti, ragazzi, sono sempre Redbox e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui di nuovo su Ravenfield, perché hanno aggiunto una mappa che io adoravo su Call of Duty. Una delle mie mappe piccole preferite, perché appunto io adoro su Call of Duty le mappe, quelle minuscole, quelle dove ci sono gli scontri ogni volta, ed è veramente bello che l'abbiano aggiunta anche su Ravenfield. E quello che ha creato questa mappa, davvero, tu che l'hai creata, ti voglio tantissimo bene, e questo però sarà un nostro punto, mi dispiace. Tirati su, no, tirati su, dobbiamo prendere questo punto. No, 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 aiuto, aia, mi fa male il sedere con tutte le bombe che stanno esplodendo dietro di me. Tirati su, ti ho detto, compagno, per favore. Oh, non mi si tira più sul personaggio. Il personaggio sta malissimo, non mi si tira più su, aiuto. Cosa sta facendo il mio personaggio? Aiutatemi. No, aia. Ah, perché? Oh, finalmente si è tirato su. Era anche ora, diavolo. Vabbè, ma ogni 2 secondi ci stanno delle esplosioni. E io sono a terra. Oddio, meno... mi sbattono sempre via. Forse su Ravenfield questa mappa è un attimino troppo piccola per tutta la gente che ci ho messo io. Però mi sembrava un'ottima idea, ed effettivamente mi ci sto divertendo lo stesso, nonostante io stia continuando ad esplodere. Noi tra l'altro abbiamo più punti di loro, quindi siamo un attimino in vantaggio, ma non possiamo neanche stare a dormire sugli allodoli, sulle allodole, perché effettivamente potrebbero arrivare da un momento all'altro e riconquistare tutto, perché la mappa è veramente minuscola. Oddio, oddio, guardateli, guardate quanti sono. Ma smettetela, i miei compagni che va... ho ammazzato 2 dei miei, ma non lo faccio apposta, dannazione. È che continuano a mettersi davanti, e che cavolo posso fare? No, ehi, oh, cosa sono tutte queste bombe qua? Oi, oi, fratello, tutto torna giù, torna giù. Au. Tra l'altro, ragazzi, hanno aggiunto una nuova arma, che è questa pistola automatica, che mi sta piacendo un sacco, perché è una sorta di mitraglietta, ma è anche una pistola. E quindi, oh, abbiamo già vinto. Vabbè, io direi di fare un'altra partita. Stavo dicendo che questa pistola mi piace un sacco da usare. Però se mi ammazzate mentre dico queste cose, come faccio? Stavo dicendo che questa pistola mi piace un sacco da usare, anche se non è affatto precisa e finisce subito i colpi, perché appunto non è una pistola e basta, è una pistola mitragliatrice. E questo punto però potremmo conquistarlo noi. Oddio, ne sono spurati 25 tutti in una volta. Vabbè, ma cos'è? Cioè, manco ci fossero le ricompense uccisioni come su Call of Duty, ci sarebbe un casino del genere. Allora, ragazzi, fatemi spawnare e star tranquillo per un attimo. No, tu non ti tiri su, mi dispiace, signorino. Ma no, ci sono troppe bombe. Non c'è un'opzione che disabilita tutte le bombe nemiche, cioè non lo so, anche quelle alleate. Io non voglio esplosivi su questa mappa. È troppo incasinata per avere anche tutti questi esplosivi, dannazione. Ouch. Ok, perfetto, questo fucile a pompa mi aiuterà un sacco. Ma no, ma fatemi volare fuori dalla mappa, già che ci siete. Tanto ho già capito che qua in piedi non ci sto, perché ogni 2 secondi... Oh, fammi sparare questo, perfetto. No, ma chi mi ha fatto esplodere? Non c'è niente qua dietro, aiuto. Forse, come nella scorsa volta, ho messo troppi bot. Ah, e non perdo vita, aiuto, aia. Sono tutte onde d'urto, io non so come fare. Aia! Non mi ha visto. Non mi hanno visto perché sono... No, no, mi hanno visto, dannazione. Ok, dicevo che il fucile a pompa forse è un'ottima arma, ma forse sbagliavo perché è anche molto lenta. Vabbè, ma qui sono dei mostri. Qua abbiamo bisogno di armi non molto potenti, ma con tanti colpi. Ok, perfetto, tipo così. Vedete, già va un po' meglio, anche se questa finisce quasi subito i colpi nel caricatore. Però è abbastanza pratica da utilizzare. L'unica differenza da il vero Nuketown è che non si può entrare negli edifici. Ma comunque questo è totalmente un altro gioco, è anche normale che ci siano delle differenze. Oh, ma quanta vita c'ha questo tipo! E mi raccomando, se volete vedere ancora altre mappe di questo gioco, altre mappe customizzate di questo gioco, lasciate un bel mi piace adesso e consigliatemi nei commenti delle mappe da fare. Questa mappa deve essere davvero abbastanza recente, perché l'altra volta non l'avevo vista, altrimenti avrei fatto subito questa, perché, ripeto, è una delle mie mappe preferite di Call of Duty, in tutti i Call of Duty, dal primo Black Ops a Black Ops 2,
dove c'era il 2025, poi anche Black Ops 3. C'è tutti Black Ops, dove questa mappa è stata messa. Cioè, questa è una delle mie mappe preferite. Infatti, quando gioco con mio padre, quando capitava che giocassi con mio padre a Call of Duty con i bot, giocavo sempre a questa mappa, perché praticamente ci divertiva di più. Anche se lui preferiva le mappe più grosse, io sono un fan delle mappe più piccole, anche se in questo gioco sono un attimo incasinate. Dai, è che sto giro ce la faccio, non morì subito, dai, per favore. No, no, aia, mi sono fatto male la bua. Maledetti, tutta colpa vostra. Vabbè, ciao. Ragazzi, ho un attimo sistemato le cose. Mi ero reso conto che effettivamente 50 persone su questa mappa, diciamo che sono un po' troppe, quindi le ho dimezzate. E adesso dovrebbe essere già più simile a una partita di Call of Duty, perché siamo 12 contro 12, che mi pare più o meno sia la quantità di persone che poi c'è anche sui vari Call of Duty su questa mappa. Perché mettere 50 persone con tanto di esplosivi qua è un po' una mossa suicida, più che altro perché continuano a far esplodere tutto e tutti. E noi abbiamo già conquistato tutti i punti, tra l'altro. Cioè, siamo messi veramente bene. Io sto già facendo delle big stragi da questa parte, perché io copro questa bandiera. Però ogni tanto finisco anche i colpi e dovrei anche buttarmi le munizioni a te. Aiaia, cominciano le esplosioni. Perché devono cominciare queste maledette esplosioni? Fatemi buttare le cose delle munizioni per te. Non faccio in tempo a fare niente, dannazione. E perché il mio personaggio c'ha quel sorriso? Ma siamo tutti per terra qui, ma cosa succede? È un party, tutti per terra. E vai, fammi buttare ste munizioni. Non me le fanno buttare, perché ci sono troppe bombe. E ogni volta che sono in piedi e sto per buttare le munizioni mi uccidono, e non è proprio simpatico. E poi mi uccidono, mi sbattono a terra, perché sono tutte onde d'urto queste, perché sto gioco c'ha anche sta funzione. Solo che su sta mappa, diciamo che sta funzione è un attimo scomoda, perché continuano a far esplodere tutti le bombe che hanno, e quindi diventa un po' un casino. E se muoio un'altra volta mi prendo la cappa e amen. Voi non lo prenderete questo punto, avete capito? No, no, amico, questo è il nostro punto. E aia, bomba di nuovo, ovviamente, sempre ste maledette bombe, che in realtà ho anch'io, ma non le sto mica usando, sapete? Ah, là c'è qualcuno ancora vivo, ma l'ho fatto morire io, perfetto, fammi vabbè, buttiamole anche noi le bombe a sto punto, perché mi sono stancato di vedermi lanciare delle bombe senza che io possa fare nulla. Ed non ho più colpi, devo caricare. Adesso difendo questo di angoli, perché mi sembra un pelo più tranquillo. Se poi vedo che hanno bisogno dall'altra parte, ci andrò. No, 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 stai calmo, amico. Oh, cos'è? Cos'è? Hai buttato un bazooka. Oddio, perché spari col bazooka in questa mappa? Perché vuoi creare dello scompiglio, vero? Fammi buttare le munizioni di... Non ho casse di munizioni da buttare. C'ho solo il medikit. Oh, qualcuno mi deve dare munizioni. Sennò qua devo andare avanti a pugni. Non ce l'ho più io la cassa di munizioni. Hai scassato tu. No. Ok, perfetto. Ciao. Devo andare a prendere delle munizioni da qualche parte. No, tu non torni su. Nemmeno tu. Aia! Mi hanno sparato col bazooka. Come per Dust, anche per questa mappa. Sì, vabbè, non mi fanno parlare. Dicevo, come per Dust, anche in questa mappa la K sembra un'arma molto adatta, perché ha tanti colpi. E soprattutto nel caricatore ha dei colpi e fa sì che non finiscano subito. Abbiamo vinto anche questa partita. Però io voglio continuare a fare un... Che volo ha fatto lui! Allora, tu per terra devi stare. Tu che stai venendo a curarlo invece pure devi morire. Ok, mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso, così non vi perderete i prossimi video, sia di Ravenfield che di altri giochi. Però adesso ve la butto una bomba allo spawn, perché voi lo fate sempre con noi. Che cosa devo fare? Devo rinunciare a farvi esplodere? Ma il raggio della bomba è così grosso su sto gioco? Cioè, ho buttato la bomba al loro spawn e mi sono preso danno anch'io. Ah, questo è morto? Sì. Oh, guardateli lì col bazooka, maledetti! E anche quelli a terra bisogna stare attenti, perché potrebbero essere... vabbè. Eccomi! Difenderemo fino alla fine i nostri punti! Che poi, ragazzi, in questi video, più che vincere la partita per farvi vedere appunto che vinco, è per farvi vedere la mappa. Quindi anche se vinco e non smetto di giocare, capitemi, perché voglio farvi vedere la mappa e non mi importa il punteggio. Però quando ci sono delle persone che da morte tornano in vita in questo modo, un pochino fastidio me lo dà. Adesso ho preso il revolver, che con un colpo da questa distanza dovrebbe fare il sederino un po' a tutti, anche a quelli che si fingono morti per terra.
No, no, no. Cadi. No, guarda, si è rialzato, maledetto. Si sta per rialzare anche lui. Ecco, sono spawnato e mi hanno fatto volare subito via. Ok. Ah, oh, la smettete? Che cavolo, non riesco a tirarmi neanche su. Che... Ma guardate. Non faccio in tempo a fare niente. Guardate quanti ne stanno arrivando. Shh, shh, piano, piano. No, 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 tu no, tu, no, aia, basta farmi esplodere, la devono smettere. Queste onde d'urto sono veramente fastidiose, ma comunque se volete provare anche voi questa mappa la trovate gratuitamente sul workshop di Steam. E ripeto, perché anche nell'altro video, nonostante l'abbia detto nel video stesso, me lo avete chiesto, per avere questa versione di Ravenfield dovete comprarla su Steam, perché appunto è una versione aggiornata che è diventata a pagamento. La versione gratuita si ferma alla beta 5 o beta 6, non mi ricordo. Comunque ragazzi, io direi che per questo video è decisamente tutto. Se siete felici che abbiano messo questa mappa anche su questo gioco, lasciate un bel mi piace in questo momento. Se volete altri video di Ravenfield, consigliatemi delle mappe del workshop da mostrarvi nei prossimi video. E io direi che se non siete ancora iscritti, fatelo adesso. E noi come sempre ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!